Pirelli, Angar Bicocca. Anselm Kiefer. I sette palazzi celesti, 2004-2015. Sephiroth. Audio videoguida LIS. Episodio 3. PirelliAngarBicocca.org. Sephiroth è la più bassa delle sette torri ed è l'unica formata da cinque livelli completi sormontati da una soletta piana, sulla cui cima è inserita una pila di sette libri di piombo. I libri in piombo caratterizzano la produzione artistica di Kiefer fin dalle origini. Simboli di sapienza, pesanti e illeggibili, evocano la distruzione della ragione e la conoscenza, quale possibilità dell'uomo di ascendere al divino da un mondo materiale in rovina. Lungo tutta la struttura sono inserite 11 scritte al neon a grafia autografa dell'artista, con i nomi delle 10 Sephiroth che, secondo la tradizione ebraica, indicano le modalità attraverso le quali Dio si manifesta nel creato. Keter, corona. Chochmah, sapienza. Binah, intelligenza. Chesed, clemenza. Geburah, potenza. Tiferet, bellezza o maestà. Netzach, eternità o vittoria. Hod, fasto. Yesod, fondamento. Malkut, regno. Alcune interpretazioni dell'ebraismo nominano un'altra Sephiroth che Kiefer richiama inserendo la scritta Da'ad, principio che unisce i valori di intelligenza e sapienza.